siamo gli Elitz ed oggi siamo qui finalmente per mostrarvi la nuova villa degli Elitz, la più bella di YouTube Italia. Sì! Sì! Prima di incominciare però con il tour di questo splendore che abbiamo alle spalle, ragazzi, vi ricordiamo che da oggi fino al 9 di giugno finalmente sono disponibili le nuove magliette di Elitz. Qui state vedendo le bellissime colorazioni. Andrea, uno spettacolo. Mamma mia, ragazzi, questa qua azzurra, il suo fascino, ma anche questa rosa di la rosa è molto particolare. Per non parlare di quella gialla. Diciamo che ognuno ha il suo che, ragazzi. Trovate il link in descrizione dal 2 al 9 giugno. Però quest'anno abbiamo voluto farvi un regalo, perché ci sarà un fortunato di voi, appunto, che acquisterà la maglietta, che potrà vivere una giornata insieme a noi qui nella villa Elitz. Quindi mi raccomando, dai, ragazzuoli, avete tempo fino al 9 di giugno, sono limitate, quindi oltre al tempo sono anche le scorte. Vedo, ciao ragazzuoli, andiamo dentro con la villa, ragazzi. Andiamo! Andiamo! Entriamo nella nostra villa Elitz. Questa è la villa. Questa è una parte della villa. Qua abbiamo la cucina, dove faremo tante tante cose buone da mangiare. In cucina patatino? Perché no, vediamo. Senti, mi prepari pancake prima mattina, dai, ti prego. Vediamo, magari con un buon collaboratore. Tati, da qui a fine esperienza voglio prendere 10 kg almeno. Io vorrei perderli. No, io ce me lo avanzo. Comunque, un'altra cosa, questa è la prima cucina, È una delle due cucine. Ah, così almeno sti chili li prendiamo. Quindi si mangia ancora di più. Tatino mi scorta armato di salame. Guardate qui la nostra living room. Guardate i divani, le sedie, il tavolone, lo specchio. Beh, molto direi. E guardate soprattutto quell'indizio. Un televisore, vedete? Un televisore, dei divani. È un indizio. Sì! E questa è tutta. Vabbè. Non vi dico di più perché quest'estate l'azzurro è sempre più bello. Questo, ragazzi, era giusto un assaggio, un antipasto della villa, perché è la nostra living room, quindi la parte esterna alla villa vera e propria. Però venite con me che faccio vedere la parte sostanziosa di questa casa. Oh, ti muovi, andiamo, dai. Venite con me, ragazzi, vi faccio vedere la seconda cucina di questa villa. Qui intanto c'è un bel reparto dehors, dove ci possiamo raccontare le migliori chiacchiere. No, qui è dove vengono fuori le migliori idee, Harry. E alle 6, ragazzi? Le 6? Le 4? Te freddo? Te freddo, è freddo. Vamos! Ragazzi! Comunque questa è molto più... Alexa, accendi le luci. Perfetto. Alexa le accese, ragazzi. Allora, qui abbiamo fatto la spesa quest'oggi. Infatti dobbiamo ancora ordinare per bene il tutto. Però questa è una seconda tavola, come avete visto. Questa è neanche una terza, C'è anche una terza? Sì, vuoi vederla? Sì. Qui fuori, guarda, praticamente, se vogliamo farci una scolpacciata, che ne so, la sera, tipo facciamo una braciata, tutto quello che volete, ragazzi. Ci mangiamo una pizza insieme. Guardate qua, che bello, guagliù. Veramente ci arricriamo, come diciamo a Napoli. La parte è bella. Guardate, guardate là. Uno? Vai cacchi? Braccio di ferro. Dai, cosa stai facendo? C'è una bella carbonara, va. Basta, sto in frigo. Basta, se non mangiava. Mamma mia. Andiamo a vedere. Già, qui nella Elitz. Può fare. Tanto! Harry, facci vedere il grande calcio. Maggiù! Venite sopra, c'è sto piano coppa che è troppo bello, venite! Vi dicevo, ogni stanzetta, ragazzi, ha un nome. Questa si chiama Alba. Troppo bello, vai giù. Quella si chiama Tramonto. Tramonto. Beh. Vediamo Alba? Vai, andiamo da Alba. Venite a vedere. Vai giù, questa secondo me è una delle più belle. O una delle più carine, magari più belle no, però più carine, più spizz. Oh, che succede, Harry? Che hai fatto? C'ho anche la vasca, hai visto? Ma allora l'ho preso? Ogni camera c'ha una vasca, ragazzi. Dico come solo questo. Esattamente. Con la televisione sopra, nel caso voleste farvi la doccia nel chilling proprio, potete anche gustarvi un po' di televisione italiana. Allora, se ci arrampichiamo in questa materia e lo rompiamo, secondo me la signora dobbiamo dare almeno 10.000 euro. Qui sono gli amanti di Elitz. Swarovski. Questi letti, come vedete, ragazzi, tanto che periodo storico ti ricordano questi letti? Beh, 1700 almeno. Più o meno siamo intorno a quegli anni. Il nostro valore è quello, parliamo come un letto del 1700. E andiamo con la prossima. Prego, venite. Ma io non ero. Ma che cazzo. Venghino, signori, venghino. Allora, è un castello. Questo è un appartamento da solo. Questo è un castello. E come ogni castello, porca miseria, c'è una valigia a terra. Scusa, che fa rischiare di cadere gli adempienti.
No, no, come ogni castello, stavo dicendo, signor Fusco, abbiamo una scala. Ah! E tutte le scale sa dove portano? A Roma? Signor Fusco, venga su. Io vi faccio a Roma Salone. Ah, faccio Fusco! Perché se prima abbiamo trovato una bellissima vasca, qui troviamo un bellissimo baldacchino con un baldaccone all'interno di esso. Un baldraccone? Dadi, che c'è? Mi sembra, sai, quei letti sulle torri delle principesse? È vero. Bacio? Deve svegliarlo un principe. Arriva un principe azzurro con una maglia azzurra. Attenzione, principe azzurro. Sei svegliato? Tutto bene? Non tutto bene, mi faccio sentire? Mirko, qui abbiamo anche la riproduzione di Gilardino. Vediamo, i mondiali 2006. Questa invece è di Marcus Rashford. E questa invece, guardate che belli questi. Andò, ma questi sono i putti napoletani? Sì, i puttini. Guardate qui. Quindi ci mancava solo indovinare. Dopo questo paio di stanze, ragazzuoli, volevamo farvi vedere com'è da fuori la nostra casetta. La nostra umile, aggiungerei Antonio. Umilissima. La nostra umilissima casetta. Ci siamo innamorati dal primo sguardo per le sue peculiarità. Però adesso vi facciamo vedere un'altra bellissima stanza. Vi faccio vedere la mia modesta dimora. C'è anche il puttino lì disegnato. Però peculiarità di questa stanza, faccio vedere il bagno. Guardate, venite con me. Ecco qui il bagno. Ah no! C'è un'altra stanza da letto. C'è anche un Fuse Gamer che sta prestando ad ammirare una scultura. Che c'è, André? Ma si è affascinato da questo modestissimo, chiamiamola opera, retro? Che sbadato, era questo il bagno, io. Peculiarità invece del bagno, guardate qui, un bel sas per lavarsi la faccia. Bellissimo. Questo è il pozzo dei desideri. Mirko, cosa desideri? Tante views? No, che Napoli, ecco. Beh, dovrei lavarti tante volte allora. Quindi ragazzi, questo tour è finito qui. Mi pare che abbiamo visto tutto, no? No. Cosa manca? Tutto. La piscina. La piscina? Beh, se manca... No! Andò! No! Andò! Altro monte! Andò, a destra! No, andò! No! Andò! L'estate che inizia, inizia ora! Ho rischiato la vita solo per voi. Ciao, ragazzi, ciao. Guardate quanto è bello questo panorama. Quanto è bello! Lì c'è un Leviatani che corre. Ragazzi, la cosa bella di questa piscina è che guardate quanto è grande. Moltiplicate tatino per 10 ed arriva la lunghezza di tutta questa piscina. Ci saranno veramente tantissimi video, ragazzi, quindi aspettatevi veramente un'estate tutta assieme agli Eliz. Se l'anno scorso vi siete divertiti, quest'anno preparate i popcorn, mettetevi comodi. E uno di voi potrà divertirsi in prima persona con noi, direttamente con noi, qui dentro la Villa Eliz. Ah, pensavo Omar. Qui sotto nella descrizione, mi raccomando. Omar, Anto. C'è l'acqua calda! Sì! Questa è un'ultima ora, non lo sapevamo. Comunque ragazzi, come diceva Harry, se acquistate una maglietta Eliz, uno di voi avrà la possibilità di passare una giornata assieme agli Eliz in questa fantastica villa immensa da 500 metri quadri dal valore di 5 milioni di euro. E ragazzi, passiamo ai saluti. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Questa è la nostra villa, questo è il nostro inizio, l'inizio della nostra estate. Bravo Tati. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi ad Eliz e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!